Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Flavia. Oggi torno alla rubrica che è piaciuta abbastanza e che alcuni di voi mi hanno richiesto su Instagram, ovvero rubo i trucchi a. Per questa puntata, che è la prima che giro da sola, ho chiesto a una ragazza che seguo da un po' di tempo se potevo appunto ispirarmi ai suoi look. La risposta è stata positiva, altrimenti questo video non l'avreste visto. E ho chiesto a Martina se potevo appunto rubarle un make-up. Lei è stata gentilissima, mi ha risposto di sì e quindi ho deciso di proporvi questo make-up qui. Come sempre, se non la seguite, vi lascio i suoi social qui sotto nell'info box. E cosa dire di Martina? Martina è una ragazza molto molto genuina, senza troppi filtri, sia a livello di personalità sia a livello di proprio di Instagram. È una persona appunto molto naturale, le piace ovviamente il make-up, soprattutto è conosciuta perché cambia spesso colore di capelli e diciamo che questa è il suo, sì, la sua caratteristica. È una ragazza molto molto gentile, molto educata, garbata. I suoi contenuti sono molto originali, è molto piacevole da seguire perché come ho già detto è una ragazza molto tranquilla e semplice, e come voi sapete a me piacciono le persone genuine, tranquille, no dramma, no niente. Per questo make-up che vi ho fatto vedere andrò ad utilizzare la palette che Martina ha creato in collaborazione con Gaia, Basic Gaia, qui su YouTube e su tutti gli altri social, e per Cosmify. La palette in questione è la Vintage Vibes. Questa palette io ce l'ho da un po' di tempo, l'ho presa appena uscita, vi faccio vedere i colori. Ha una gamma cromatica molto molto particolare, non usuale. Ci sono dei matte, degli shimmer, due glitter al centro, e poi c'è anche un top coat che è questo qui. Di questa palette vi ho già parlato in un video precedente, però ci tengo comunque utilizzandola a parlarvene anche adesso. La qualità degli ombretti è alta, sono molto molto sfumabili. Io in un video passato avevo fatto il look con il marrone e il verde, che sono comunque due colori che sono abbastanza complicati da formulare, si sfumano benissimo, i shimmer sono luminosi, i glitter sono fantastici. Di questa palette non posso dire altro che cose positive. Ci tengo a specificare che l'ho comprata con i miei soldi, non è stata assolutamente omaggiata, e non avrei comunque, cioè non ne avrei tessuto le lodi se non mi fossi trovata bene. In questo momento non ho visto se è ancora disponibile, se è ancora disponibile sul sito di Cosmify. Magari vi lascio il link giù in descrizione per acquistarla. E niente, io direi di bando alle ciance, io direi di iniziare questo video e di truccarmi. Come sempre farò un occhio in camera e un occhio fuori.
Adesso nella prima inferiore vado con Dart, che è il verde. Uso il Lash Princess di Essence. Pivot Fake, sempre di Essence. Questo è il risultato. Vado a mettere anche un po' di matita nella rima interna perché mi piace. Questo è il primo occhio. Faccio l'altro fuori camera e ci vediamo dopo per ultime informazioni, saluti e look finale. Eccomi tornata, make up completato. Vi lascio tutti i prodotti che ho utilizzato per base, contouring, due nell'info box. Velocemente vi dico solo che ho fatto un leggero ombre sulle labbra con due rossetti di Too Faced, i Melted, in Pumpkin Spice e Gingerbread Man, che sono, diciamo, quelli che preferisco. Le edizioni limitate della Too Faced, dei Melted, mi piacciono tantissimo. Ovviamente, come vi ho fatto vedere durante il video, come palette ho utilizzato la Vintage Vibes di Martina e Gaia in collaborazione con Cosmify. Questa palette è davvero molto bella e io la consiglio se ancora in commercio, perché è davvero molto particolare, cioè è una palette davvero dai toni particolarissimi, e poi ha questi due glitter centrali che sono una cosa spettacolare. E ha sia toni freddi che caldi, shimmer, cioè è davvero una bella palette. Non sono i soliti colori che trovate in giro, che diciamo ritornano in molte palette, ma sono davvero dei toni molto molto particolari. Il look che ho copiato che ho preso da Martina mi piace davvero tanto, sia perché ha questa sfumatura di questi tre colori, comunque sono abbastanza caldi, quindi a me piacciono tanto. Poi c'è questa palpebra glitterata che è bellissima, e giù c'è un tocco di verde che ci sta sempre. Per il prossimo video di Rubo il trucco a, vorrei che mi indicasse voi influencer, youtuber, instagrammer da cui copiare il make-up, appunto. I suggerimenti mi potete lasciare qui nei commenti, oppure se volete su Instagram o su Facebook. Tutti i link ai miei social sono qui sotto in descrizione. Se vi va, andatemi a seguire su Instagram, Facebook e TikTok. Uscirà un TikTok su questo video e anche qualche contenuto su Instagram, quindi andate a spolliciare un po' ovunque. E se mi volete sostenere, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, in modo da rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!